Stefano Firpo, Ministero dello Sviluppo Economico. Noi abbiamo approvato questo provvedimento, che è stato licenziato il 4 di ottobre dal Consiglio dei Ministri, è stato firmato con qualche giorno di ritardo, che ha fatto un po' così preoccupare tutti. Finalmente è stato firmato al Quirinale, oggi eravamo in commissione per i primi lavori, ed è un provvedimento molto importante, che ha due anime importanti. Uno è l'anima per la prima volta in questo paese si parla di digitalizzazione ad ampio spettro, sia in termini infrastrutturali, sia nei termini di rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, di rapporti fra le imprese, di pagamenti elettronici. Quindi pone il tema della digitalizzazione al centro della politica di innovazione del paese, e porta avanti un discorso che avevamo già iniziato a portare avanti col primo decreto sulla crescita. C'era una norma molto importante, secondo me, che è passata un po' sotto traccia, perché purtroppo questo governo sa comunicare abbastanza male, ma vabbè, questa è una considerazione a margine, sull'amministrazione aperta, cioè di creare un meccanismo per cui l'amministrazione si pone come una specie di casa di cristallo su tutte le erogazioni e i contributi dati alle imprese o a qualunque altro prestatore di servizio. Questa è una norma, secondo me, molto importante, potenzialmente anche rivoluzionaria, che potrà aprire grandi spazi sia sul fronte della trasparenza, sia sul fronte della messa a disposizione di un'enorme quantità di dati per il controllo dell'operato della pubblica amministrazione. Quindi sia un operato, come dire, di trasparenza e correttezza, sia un operato di policy, di capacità di avere efficacia nelle sue policy. Quindi, dicevo, l'agenda digitale, che si muove molto nello spirito dei big data, no? Cioè cerca in qualche maniera di spingere in maniera molto forte la produzione e la messa a disposizione di grandi quantità di dati in una forma sempre più possibile accessibile, aperta, trasparente e anche, come dire, gestibile, lavorabile da parte di chi ne usufruisce. Ovviamente questo nuovo paradigma, che è un paradigma che in primis è attivato, ma qua ci saranno tutti gli esperti, dalla tecnologia, o prevalentemente dalla tecnologia, cioè dalla capacità, insomma, in qualche maniera di elaborare, di poter elaborare una crescente quantità di dati, ci sembrava importante accompagnare a questo cambiamento di paradigma tecnologico anche un cambiamento di paradigma un po' economico, cioè la possibilità di avere enormi quantità di dati, di averne accessibilità, di averne fruibilità, di avere la possibilità di lavorare con questi dati, apriva anche delle opportunità dal punto di vista economico. Da qui le norme che sono un po' nate, sia sul fronte, sempre all'interno dell'agenda digitale, sulle comunità intelligenti, e quindi la possibilità di utilizzare questi dati, metterli a disposizione per creare nuovi servizi innovativi per la comunità. In particolar maniera servizi territorialmente fortemente localizzati, dalla sanità all'assistenza, all'istruzione, alle disabilità, ai servizi sociali, su cui c'è un grande fermento e su cui anche il governo ha messo parecchie risorse molto cospicue. Dall'altra era quella di, quindi questo era più una, sostenere e aiutare una progettualità intelligente che utilizzasse questi dati, che potesse lavorare su questi dati, creare software intelligenti capaci di creare servizi innovativi grazie alla disponibilità di questi dati. Dall'altra parte è tutto il provvedimento sulle start-up innovative. Quello è un provvedimento un po' strano, se posso dire così. Cioè, viviamo in un paese, oggi è uscito il rapporto Doing Business della Banca Mondiale, proprio stamattina è uscito, che colloca questo paese al 73° posto al mondo per facilità di fare il business. Siamo molto migliorati, eravamo l'87° l'anno scorso, poi per uno strano meccanismo che forse gli statistici mi racconteranno meglio, non ho capito, hanno fatto una specie di rebasement del calcolo, e dall'87° siamo passati al 75° solo per un semplice rebasement del calcolo, poi siamo migliorati di 2 posizioni in quest'anno. Però li ho visti stamattina, non ho avuto possibilità di approfondire la metodologia con cui sono arrivati a questa cosa. Comunque siamo ancora molto molto in ritardo. Prima eravamo, mi sembra, tra la Mongolia
e la Giamaica. Oggi siamo tra la Romania e le Seychelles, se bene mi ricordo, quindi uno straordinario passo in avanti, ma non ancora.